Dove altro? Come gira il sole? Sì, sì, allora un sacco di cose. Sì, sì. Abbiamo chiesto ampere quasi tutti gli anni perché ne producevano non più di 30 l'anno. Che cosa si fa? Abbiamo messo sottoterra in vendemmia. L'ampora viene lavata, come ho detto, una pigio di raspatrice separa l'acino dal raspo. Gli acini, insieme con il mosto, vengono messi direttamente dentro l'ampora. E qua noi gli facciamo fare tutto, come se fosse un fermentino. Fermentazione, maturazione, e le bucce vengono tolte ad aprile-maggio. Perché le bucce? E qua c'è il motivo, il trucco. Perché si lasciano le bucce, ma lo lasciano anche a tutti gli altri? E la peccia. Visto che l'ossigeno viene attraversato, pur stando sottoterra e sono avvolte nella sabbia, come così traspira, così passa l'ossigeno. Questo ossigeno che attraversa la pancia e va verso il vino, gli viene tolto dalla feccia. Che cos'è la feccia? Se non i lieviti che hanno finito di mangiare zucchero e prodotto alcol. Vanno a finire sul fondo. Normalmente in una vasca di cemento o d'acciaio devono essere tolte nell'arco di 15-20 giorni, massimo un mese. Se no, perché la vasca, non essendo ermetica, non potendo entrare ossigeno, loro vanno a morire e vanno in putrefazione. E quell'odore di un uovo marcio è pericoloso perché potrebbe andare a finire nel vino. E prima che muoiono si fanno le svinature. Tant'è vero, per legge bisogna consegnare vinaccia e feccia in distilleria entro il 30 novembre dell'anno. Noi in questo caso abbiamo avuto autorizzazione di poter lasciare la feccia in avanti e facciamo questo lavoro. Che cosa fa la feccia? Toglie ossigeno al vino e si è chiuso il cerchio. Qua esce vino perfetto. Diciamo che questa ossigenazione provoca una maturazione più veloce, che non è ossidazione ma è un'ossigenazione che velocizza la maturazione. Davvero, un Cerasuolo di Vittoria, un Nero d'Aula qua, può andare in bottiglia anche già al decimo mese. Ad agosto possiamo andare in bottiglia perché il vino è pronto. Cosa diversa se avviene dalla barrique o dal cemento o dall'acciaio. Là ha bisogno di 2 anni di cantina. Ecco, questa è la differenza. Il sapore del vino è un vino, ora non so chi mi ascolta, ma un siciliano conosce un bummolo, che è quel recipiente che usavano i nostri nonni per tenere l'acqua fresca. Più lo lasciava al sole, più fresca teneva l'acqua. Sempre per quel discorso che ho detto prima sulla sudorazione. Che cosa succedeva? Che un'acqua stupida, banale, dopo 2 ore dentro un bumbo diventava un'acqua speciale, perché il contatto con la terra cotta gli dava quella mineralità e quella particolarità che la rendeva diversa. Piacere o non piacere, ma piaceva quasi a tutti. Lo stesso discorso, se vogliamo, per chi l'ha assaggiato quell'acqua, avviene nel vino. Ora, non è che diventa un vino chissà che cosa, perché ha fatto il vino in alma, ma è un vino diverso. Non solo, e questo è un punto importante. L'altro punto importante è che per la prima volta abbiamo trovato un recipiente che ha le stesse caratteristiche del legno, di una barrique, ma che non gli dà niente al vino. La barrique, vuoi o non vuoi, condiziona il prodotto perché il legno cede le sue essenze. Qua abbiamo lo stesso recipiente con le stesse caratteristiche, ma al vino non gli dà niente. E per la prima volta abbiamo assaggiato un vino che è figlio vero, reale della nostra terra e non condizionato. Qualcuno mi dice, ma allora non è lo stesso che c'è nell'acciaio? L'acciaio non dà niente, nel cemento neanche, no? Il cemento non fa respirare. Il vino ha bisogno anche di ossigeno. E se lo cerca, se lo prende lui. Ecco, questa è la differenza fra un vino in ampora e un vino in cemento e un vino in legno. Tre vini diversi. Una mia curiosità. I sali, quindi i tartrati, si attaccano alle pareti dell'anfora?
Allora, ci sono alcune anfore aperte, possiamo vederle, sì, ci sono dei luccichii che si vedono. Noi glieli lasciamo. Intanto l'anfora così come... Quindi quasi si vetrifica praticamente. Sì, ma non c'è questo tanto tartaro, anche perché abbiamo scoperto, diciamo, l'acqua calda. Perché la barrica, sappiamo tutti che dopo 3, 4, 5 passaggi di vino bisogna sostituirla, perché quando il legno è ceduto diventa solo un recipiente oltretutto pericoloso. E non lo puoi neanche tanto pulire o disinfettare, perché perdi le caratteristiche. Nell'anfora, se per caso sentiamo degli odori strani, nella barrica la devi bruciare, la puoi buttare. Nell'anfora invece, siccome è terracotta, ci posso andare col fuoco. Fino a 700 gradi, perché è lo stesso materiale che si fanno i forni. E allora basta una bomboletta, quella da picnic con la fiammetta azzurra, in un minuto noi disinfettiamo direttamente tutta l'anfora, ritornando nuova. Perché i tartrati a quella temperatura intorno ai 400-500 gradi sì, diventano polvere e vanno a cadere. Perciò ancora oggi l'anfora del 2000 è qua dentro, sta facendo il suo lavoro ed è come se fosse ancora nuovo. Perfetto. Voglio andare a vedere queste anfore aperte. L'anfora viene acquistata in Spagna, come avevo detto prima, il prezzo finale è di 800 euro, di cui 400 è il valore dell'anfora acquistata e 400 è il viaggio, anche perché non possono essere accatastate, in un autotreno ce ne vanno una trentina e perciò si alza il valore dell'anfora proprio perché il trasporto è abbastanza alto. Però c'è una bella differenza con la barrique. Si ha il costo della barrique, ma la barrique intanto è di 225 litri e un'anfora questa qua è intorno ai 400 litri di capacità. Poi la barrique ha una durata di 4-5 passaggi, possiamo dire 4-5 anni. Ad oggi ancora qua abbiamo la barrique, l'anfora quella più vecchia di 10 anni, perché abbiamo notato che pur passando gli anni il risultato è sempre lo stesso. Siamo nella Spagna sud-occidentale, il paese si chiama Villa Robledo. No, Villa Robledo è l'azienda, non mi ricordo momentaneamente il nome del paesino dove viene prodotto. Producono queste anfore per Arredo Giardino. Noi la prima l'abbiamo acquistata che ci è arrivata col buco sotto che abbiamo dovuto chiudere. E poi abbiamo dovuto dire all'azienda di non fare buchi perché a noi ci serviva per un altro motivo. Tant'è vero sono stati rimasti sorpresi perché non pensavano che le loro anfore andavano bene anche per il vino e oggi producono solo anfore per il vino. Interessante. Si sta allargando, molte aziende stanno provando qualcosa del genere. L'anfora viene interrata, come avevo detto prima, per un discorso di evaporazione. Sono avvolti nella sabbia e questo pietrisco che vedete è un pietrisco che serve solo per poter non sporcare i piedi e l'acqua possa benissimo, diciamo, penetrare sotto. È sabbia di mare, viene inumidita d'estate molto più spesso perché asciuga velocemente. D'inverno è quasi sempre umida, anche perché volendo
una volta alla settimana vengono lavate i coperchi di cose, perciò quest'acqua va a finire sempre sotto nel coso. L'acqua che c'è in più, e questa è una domanda che mi ha fatto poco fa una visita di una signora americana, dice: come controllate l'umidità? Non la controlliamo, perché l'acqua, quella che va, che è in più, va a finire sottoterra e se ne va. E perciò è un terreno. C'è un drenaggio naturale dalla terra. L'acqua viene va via drenando sotto. Perfetto, grazie mille. Allora, qua ci troviamo in questa cantina dal 2005. Abbiamo acquistato proprio il terreno e questo caseggiato che c'era all'interno nel 1850 circa. Abbiamo trovato la vecchia cantina, il vecchio palmento, la stalla e le casse dei mezzadri. Oggi l'abbiamo fatto diventare le casse dei mezzadri, dove sono gli uffici dell'azienda. La vecchia cantina è diventata lampadaia, il palmento è diventato enoteca, vendiamo il vino. E perciò un caseggiato grande ma nello stesso tempo piccolo per poter fare la nuova cantina. Perciò ci siamo staccati da questo, dal caseggiato vecchio, 10 metri, e abbiamo costruito la cantina nuova, sempre nel rispetto del vecchio, cercando di non sconvolgere la struttura e l'architettura della cosa. Oltretutto siamo due architetti, perciò era giusto mettere a disposizione lo studio e l'arte che abbiamo nella mano. Andiamo a visitare la cantina nuova.